La prima settimana di Elon Musk è stata, come la possiamo definire, intensa. Inserzionisti sospendono le loro campagne di advertisement, 3.000 dipendenti circa sono stati licenziati e utenti lasciano la piattaforma per andarsene in altre. Insomma, c'è un po' di marasma a causa del nuovo assetto di Twitter. Ma procediamo con ordine. Settimana scorsa, in questo video, vi avevo parlato che Elon Musk era diventato il nuovo CEO di Twitter, acquistando la piattaforma per qualcosa come 44 miliardi di dollari. E cosa ha fatto Elon Musk nel dettaglio nel corso della sua prima settimana? Lo vediamo dopo la sigla. You can 27. They did that. Free software. Benvenuti e benvenuti pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News. Io sono Valerio e oggi parliamo della prima settimana di lavoro di Elon Musk come patron di Twitter. Ma prima di cominciare vi vorrei ricordare come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina, così da rimanere sempre aggiornati nei vari contenuti che porto su questo canale. E inoltre, se volete, seguitemi su Instagram. Ma non perdiamoci in chiacchiere e parliamo della prima settimana di Elon Musk. Dunque, Elon Musk ha mandato un'email a tutti i dipendenti di Twitter, breve e concisa. E no, come direbbero alcuni parlamentari, breve e circoncisa. Breve e circonciso. Entro la mattinata di venerdì, ognuno dei dipendenti avrebbe ricevuto un'email in cui veniva detto se rimaneva o se fosse stato licenziato. Qualora il suo incarico veniva confermato, non c'è nulla da fare. Qualora invece il dipendente avesse ricevuto un'email di licenziamento, ulteriori dettagli sarebbero seguiti non più nell'email aziendale, ma nell'account email personale del dipendente. E come vi dicevo prima della sigla, 3.000 dipendenti in tutto il mondo ovviamente, che lavorano per Twitter, sono stati licenziati, che corrispondono a circa la metà. Questa manovra è stata fatta da Elon Musk per permettere all'azienda di sopravvivere, visto che dal punto di vista economico non se la passa molto bene. Ma parliamo appunto di questo adesso, cioè quali sono le principali fonti di guadagno di Twitter. L'86% arriva dagli inserzionisti, ovvero aziende che fanno pubblicità all'interno della piattaforma. La restante parte di profitto viene generata da cessione dei dati da Twitter e le aziende di terze parti utilizzano i dati di navigazione degli utenti per svariati motivi, ad esempio campagne di marketing mirate. Ma come vi dicevo prima della sigla, alcuni inserzionisti importanti hanno già lasciato la piattaforma, tipo ad esempio la General Motors oppure la General Mills, che per intenderci è l'azienda dei Cheerios. Perché queste grandi aziende stanno sospendendo le campagne pubblicitarie all'interno di Twitter? Questo perché con la nuova politica che vuole adottare Elon Musk, ovvero quello di allargare la libertà di parola all'interno della piattaforma, mettendo a tutto quello che in passato Twitter aveva cancellato, quindi inglobando tutta quella melma di account che generavano fake news e altre cose non troppo belle, possa nuocere alla loro immagine, che tra l'altro è una cosa che è successo pure qua su YouTube qualche anno fa. Ma Elon Musk risponde a questa preoccupazione da parte degli inserzionisti dicendo che vuole attivare un consiglio, quindi un organo di persone, per la moderazione dei contenuti. Però questo consiglio deve avere delle persone che abbiano dei punti di vista diversi. Nonostante che capisco che questa cosa sia lodevole, però un consiglio di, anche se fosse di 100 persone, come vanno a moderare tutti i contenuti? Ma comunque, andiamo avanti. Ma d'altro canto, gli inserzionisti fanno profitti nel momento in cui gli utenti sono ovviamente incollati davanti alla piattaforma, perché le varie inserzioni vengono messe insieme ai contenuti. E chi genera i contenuti su Twitter? Gli utenti. Ma circa 1 milione di utenti Twitter hanno lasciato la piattaforma, spostandosi in altre. Per esempio, Mastodon, un social network decentralizzato e open source che il giorno dopo che Elon Musk ha acquistato Twitter ha registrato più di 70.000 iscrizioni. Solo il tempo ci dirà se la tattica adottata da Elon Musk sarà vincente e Twitter ne escerà più forte di prima, oppure ci ritroveremo davanti a un altro caso come MySpace. Benissimo, pinguini. Io per oggi ho concluso, lasciatemi nei commenti quello che voi pensate. Secondo voi questo genere di modus operandi da parte del nuovo patrono di Twitter sarà la salvezza della piattaforma stessa oppure affonderà come Titanic? Fatemelo sapere nei commenti. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like e non dimenticate di andare a guardare gli altri video che porto su questo canale, che li troverete qua accanto a me, e ci vediamo alla prossima. Ciao Gilu!